Allora, intanto buonasera, benvenuti. Eccoli che arrivano. Buonasera e benvenuti. Come promesso, siamo qui con Sami Modiano, che ha accettato con grande piacere la nostra proposta di incontrarci dopo il viaggio. E noi abbiamo cercato di fare questo incontro il prima possibile, proprio a ridosso del viaggio, in modo che tutti voi abbiate ancora vive le emozioni, le immagini, i luoghi che avete visto e tutto ciò che avete sentito da Marcello. Il viaggio è stato un viaggio molto intenso, è stato un viaggio difficile ed è stato un viaggio faticoso, soprattutto dal punto di vista psicologico. E abbiamo intrapreso un cammino comune e adesso... No, l'hai staccato. Non si sente bene, lo metto qui. Secondo. No, ecco sì, ok. Si sente meglio? Va bene. E stavo dicendo che appunto questo viaggio è stato intenso, difficile dal punto di vista psicologico e abbiamo, intrapreso questo percorso comune e condiviso e oggi con l'incontro con Sami completiamo quello che è stato il nostro viaggio e il nostro percorso. E io voglio ringraziare moltissimo Sami, perché ti ringrazio molto che sei qui con noi oggi, immagino quanta sofferenza sia per te ogni volta testimoniare, raccontare, ricordare la tua famiglia, la tua città, l'inferno di Birkenau che ormai tutti abbiamo visto. Quindi voglio veramente ringraziarti che ancora una volta ti ripeti e lo fai per noi oggi e qui. Grazie mille. Allora, abbiamo detto che avremmo lasciato un bello spazio alle domande vostre, a cui lui risponderà. E l'unica, secondo me, io adesso gli faccio uno o due domande o tre, un attimo sul prima, perché noi non ci siamo mai soffermati sul prima, su da dove veniva, com'è stato l'arresto, perché poi le vostre domande saranno tutte su Auschwitz. E allora noi, ma anche in modo abbastanza sintetico, se diciamo qualcosa, intanto se vuoi dire che cos'era la comunità di Rodi. La comunità di Rodi era una comunità che possiamo descriverla come una grande famiglia. Sarebbe a dire che noi altri tutti a Rodi ci conoscevamo tutti, frequentavamo le stesse sinagoghe più o meno, c'erano dei poveri, dei ricchi, ma eravamo tutti uniti. E io sono cresciuto in quell'ambiente, dunque io quello che posso ricordarmi di questa comunità è che posso dire sì, io avevo la mia famiglia intima mia, ma avevo a fianco a me una grande famiglia che era la comunità ebraica di Rodi. Per esempio, quando mi dicono quanti hai perso in questa tragedia di Auschwitz-Birkenau, sì, io ho perso una cinquantina di persone, fra zii, intimi, eccetera, eccetera, ma la mia risposta è sempre quella: ho perso la mia grande famiglia, che era composta da 2000 persone più o meno. Dunque, perché anche questa comunità che ha vissuto per 500 anni a Rodi, 500 anni, non è una piccola storia, dunque è una storia lunghissima, dove c'erano grandi maestri, grandi professori, grandi rabbini, c'erano 5 sinagoghe, un collegio rabbinico, una scuola dell'Alliance Française Israelite. Tutto questo è stato cancellato. Dopo Auschwitz-Birkenau, questa mia grande famiglia è stata cancellata completamente. Sono sopravvissuti soltanto 151,
come sai molto bene, su 2000 persone, di cui 31 uomini solo e 150 donne, e 120 donne, in tutto 151. Dunque significa che questa comunità ha lasciato una storia importantissima, Rodi, e che è stata cancellata completamente. Ecco, Sami, a me sembra, venendo dal nord, venendo da un ambiente molto secolarizzato, mi sembrava che già Roma fosse qualcosa di una comunità, come dire, che io non conoscevo, era ben diversa, dove tutti si conoscono e così via. Ma poi sentendo che cosa è stato Rodi, la cosa mi ha ancora più sconvolto, perché il problema era che vivevate su un'isola, non vivevate da soli. Ecco, e come riuscivate ad andare d'accordo con tutti? Allora, la mia infanzia a Rodi ha dei ricordi fantastici. Sarebbe a dire che vivevamo, sì, c'erano tre comunità importantissime: la comunità ortodossa greca, la comunità musulmana turca e la comunità ebraica di Rodi, che erano la più parte, la maggioranza, discendenti dalla Spagna, espulsi dalla Spagna nel 1492, dunque dalla regina Isabella la Cattolica. Poi c'era anche la comunità cattolica, che nel 1912 è stata occupata dagli italiani. Dunque queste quattro comunità vivevano in armonia, non c'era differenza fra uno e l'altro. Io per esempio andavo a scuola, nella scuola maschile italiana, e là nella scuola maschile italiana c'erano ragazzi ebrei, c'erano ragazzi cattolici, c'erano ragazzi musulmani, c'erano ragazzi ortodossi, e vivevamo in pace, non c'era differenza fra uno e l'altro e non ci sentivamo diversi uno dall'altro, dunque vivevamo in armonia tutti quanti, non c'era nessun problema. Quindi capivate anche con le lingue? Sicuramente, noi specialmente della comunità ebraica avevamo la possibilità di parlare quattro lingue immediatamente, subito, perché si parlava la nostra lingua madre, che era lo spagnolo, il ladino, nel quartiere ebraico. Ma poi quando si usciva dal quartiere ebraico, faccio presente, dico quartiere ebraico e non ghetto, che ha la sua importanza, quartiere ebraico. Dunque eravamo liberi, potevamo circolare, non avevamo problemi, dunque non eravamo diversi da uno dall'altro. E dunque questo faceva sì che noi non si vedeva la differenza fra uno e l'altro. E come dire, ma tu quindi quante lingue parlavi? Parlavo il ladino, parlavo il greco quando dovevo comunicare con i greci, parlavo l'italiano perché andavo a scuola e parlavo anche il francese, perché dovevamo tutti noi ebrei di Rodi, ragazzi ebrei di Rodi, avevamo la nostra scuola, l'Alliance Française Israélite, dove era una scuola privata della comunità ebraica, dove tutti noi ragazzi giovani dovevamo frequentarla per conoscere la lingua francese. La maggior parte di voi parlava turco, perché sicuramente parlava turco. Beh, anche mia mamma, mio papà, sicuramente tutti quanti quelli che hanno vissuto per 450 anni, hanno vissuto con i turchi, avevano le abitudini turche, avevano la lingua turca, e insomma tutto quello che... Il cibo era molto simile. Quasi uguale, sì, molto più leggero quello ebraico. Per esempio la cucina turca è un po' pesante, un po' pesantina, però la cucina spagnola era leggermente più leggera. Però sì. C'era maiale, no, assolutamente, mentre quella assolutamente ortodossa sì. Ecco, quindi c'era una grande e allora, viste le premesse, che cosa ha significato le leggi razziali a questo punto? Allora, questo è importante, mi fai una domanda importante perché fa parte della mia infanzia. Io, come ho detto, come ragazzo, come bambino, ho incominciato a frequentare la scuola maschile italiana. Ho frequentato la prima elementare, mi piaceva andare a scuola, ero anche molto bravo a scuola. Ho frequentato la seconda elementare,
anzi, qui voglio anche dire un particolare che fa parte della mia famiglia. Mia sorella Lucia e io facevamo la concorrenza chi avrebbe portato la pagella migliore a casa. E devo ammettere che mia sorella Lucia era molto più brava di me, che apportava sempre una pagella migliore, ma io non mi difendevo abbastanza male, andavo bene anch'io. E poi ecco quel particolare della terza elementare, 8 anni, un bambino di 8 anni che frequenta la terza elementare e che all'improvviso, così all'improvviso come un fulmine, gli si presenta qualche cosa che non si aspettava. Viene chiamato, mentre frequentava nel 1938, dall'insegnante di presentarsi davanti alla cattedra, una scena che io non me la posso cancellare da addosso, e io mi presento davanti al mio insegnante che mi voleva un sacco di bene, perché lo sapete molto bene, gli insegnanti si dedicano agli alunni che si danno da fare, che hanno voglia di studiare, e io mi presento davanti a lui credendo, immaginandomi che mi avrebbe interrogato, e tutto contento, siccome mi ero preparato nel mio compito che ci aveva dato il giorno precedente, mi presento davanti a lui, quando lui, io vedo ancora questa immagine di questo insegnante quasi in silenzio, molto amareggiato, molto dispiaciuto, mi guarda e mi dice: Sami Modiano, sei espulso dalla scuola. Allora per me quel momento è stato un momento come un fulmine che mi è caduto in testa. Io ho reagito come bambino, piangendo e singhiozzando. Ho avuto ancora il coraggio di chiedergli, la forza di dirgli: ma scusi, che cosa ho fatto di male? Perché io mi immaginavo che la mia espulsione era quella di essermi comportato male a scuola. E quando lui invece mi dice: no, 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 Sami, non piangere, non hai commesso niente di male. Vedo ancora questa mano di questo insegnante che mi mette in testa dicendo: su, su, non piangere, vai a casa, papà ti spiegherà il motivo di questa tua espulsione. E io sono tornato a casa, ma non capivo il motivo, ero un bambino di 8 anni. Tornato a casa, papà ha cercato di spiegarmi, che io mi rifiutavo di capire, perché non capivo anche. Mi diceva, con parole sue, che Mussolini aveva messo le leggi razziali, che non ci dava il diritto di studiare, eccetera, eccetera. E io mi ricordo ancora che rispondevo e dicevo: papà, ma scusa papà, io non mi sento diverso ai miei compagni di classe, io mi sento uguale a loro. E lui, poverino, mi diceva: sì, sì, c'hai ragione Sami, tu non sei diverso, sei uguale agli altri. E quando sarai più grande, può darsi, capirai meglio. In tutti i casi, quello che ho capito, in fondo, il risultato è quello che io non ho potuto più continuare ad andare a scuola. È la mia colpa. Qual era? La colpa mia era quella di essere nato ebreo, che avevo una religione diversa agli altri, e questa è una colpa da scartare una persona umana dai studi. Ecco, io vi devo ammettere, a tutti voi qui presenti, che io non ho una cultura. Io mi sono fermato alla terza elementare. E tutto quello che io ho imparato dopo in seguito l'ho imparato dalla vita, dall'esperienza che mi ha dato la vita. Ma per me è stato per me la cosa più grave che si può avere. Il mio primo impatto di infanzia pesante è stato questo: non darmi la possibilità di studiare. Per me è stato qualche cosa che io non
non mai accettato, però è successo. E questo lo ripeto ai ragazzi, ai giovani che sono qui presenti oggi. State attenti, ragazzi. Questo è successo. È successo. Eri l'unico ebreo nella classe? No, tutti i ragazzi della comunità hanno subito la stessa sorte. No, dici no, nella classe. Nella classe sì, credo che ero l'unico. L'unico nella scuola maschile. Che poi le leggi razziali, come sapete bene, non si fermano soltanto all'espulsione dei ragazzi, no. Le leggi razziali non davano il diritto ai nostri insegnanti ebrei che insegnavano nelle scuole. Le leggi razziali non davano il diritto ai nostri medici di fare il medico, ai nostri ingegneri, ai nostri architetti e via di seguito. Mio papà, per esempio, Giacobbe, che aveva lavorato 20-25 anni in una società commerciale, che si era guadagnato pian pianino con la sua esperienza, con la sua onestà, un posto importante in quella società, è stato licenziato anche lui, perché anche lui era colpevole di essere nato ebreo, era considerato di razza ebraica, sì. Vedete, dunque, abbiamo dovuto subire queste leggi razziali ancora di più, può darsi, di qui, perché eravamo governati da De Vecchi, quadrunverato della marcia su Roma. Dunque dovete capire che le leggi razziali le aveva eseguite. Eravate su un'isola in più. E poi dove andavi a finire? Sì, eravamo conosciuti tutti in questo quartiere ebraico, eravamo in 2000. Dunque San non poteva. Di un ambiente bello prima delle leggi razziali, di un ambiente sicuramente bellissimo, sereno. E qual è stato l'atteggiamento dei greci in quel momento, dei turchi, rispetto a questa situazione? Beh, in quel momento là, siccome governavano i fascisti, può darsi, avendo anche un po' di paura, non c'è stata solidarietà, una fratellanza, no. Può darsi, dico io, perché ero ancora un bambino, mi hanno detto che dalla parte musulmana c'è stata una parte di fratellanza più vicina a noi, mentre dalla parte ortodossa non tanto. Questo non è io che lo dicono gli anziani che hanno fatto più caso di me. Io ero un bambino in quel momento, 1938, 8 anni. La comunità si era stretta, vicino? No. C'era, posso dire, ci sono state delle scene di grande umanità dalla parte degli italiani. I soldati militari italiani ci hanno aiutato moltissimo, erano vicino a noi. Evidente, perché facevano parte dell'esercito italiano, non facevano parte del fascismo. Dunque abbiamo molte, possiamo dire, scene di fratellanza. Difatti molte ragazze ebree frequentavano militari italiani, dunque anzi molte ragazze ebree si sono sposate anche con ragazzi italiani militari. Sammy, poi tu perdi tua mamma. Quando? Sì, 1941. Dunque io vado avanti fino al 1939, quando la guerra iniziò, 40, c'ho quasi 11 anni, quando per motivi di malattia mia mamma Diana, una mamma adorabile che mi riempiva di coccole, è deceduta. In quel momento sì, è stata una perdita enorme per me, perché avevo una mamma veramente che mi curava, mi riempiva di coccole. Può darsi ero il coccolato di mamma, sì, devo ammetterlo questo. Però voglio dire anche che in quella mancanza di mamma ho avuto un papà che è stato sempre a fianco, non ha cercato di trascurarmi,
è stato molto più presente da quel momento in poi. E poi c'era questa mia sorella Lucia, una sorella fantastica, che da quel momento in poi mi ha fatto da mamma e da sorella. Lucia da quel momento si è dedicata, e mi curava, mi lavava, mi puliva. Ha preso due compiti, mi ha fatto da mamma e da sorella. Prima io gli volevo bene a mia sorella Lucia, come gli si vuole bene fra un fratello e una sorella, ma poi era scattato qualche cosa in più, vedendo questa sorella che si levava il boccone dalla bocca per darmelo, ma con una naturalezza come fa una mamma, come fa una mamma. E questo ha fatto sì che io mi sono affezionato di più a mia sorella. E poi ringrazio Padre Eterno che mamma mia è morta Rodi. Io di questo sono felice. Mamma non ha visto gli orrori che abbiamo visto noi. E Padre Eterno ha voluto che lei rimanesse a Rodi. E io lo ringrazio di questo, perché al giorno d'oggi io posso andare in questa tomba a mettere una pietra, fare una preghiera sopra questa tomba, dove ho aggiunto anche una lapide col nome di mia sorella e di mio papà Giacobbe. E dunque, se mia mamma sarebbe venuta in questo viaggio della morte, non avrei avuto una tomba dove io potevo pregare, anche perché sarebbe stata la prima a essere buttata male, non avrebbe resistito il nostro viaggio. Ecco, già hai fatto capire che il viaggio è stato qualcosa di spaventoso, ma hanno dovuto arrestarvi e l'hanno fatto tutti insieme, ci vi hanno arrestati. Ecco, è la cosa più vicina al 16 ottobre di tutti gli altri arresti di ebrei italiani. Loro erano di nazionalità italiana tutti, perché è stata una vera e propria retata, ma fatta con l'inganno. Ce la vuoi raccontare? Sì, il 18 luglio del 1944 i tedeschi, dopo aver studiato bene la deportazione di questi ebrei, sì, perché devo far presente una cosa importante che devono conoscere, i tedeschi avevano in mano l'isola di Rodi subito dopo l'8 settembre del 1943, dunque nell'armistizio, quando l'Italia aveva fatto l'armistizio, i tedeschi hanno preso il sopravvento di quest'isola e hanno preso in mano l'isola di Rodi. Dunque qualche giorno dopo, l'8 settembre del 1943, l'isola di Rodi non era più governata dagli italiani, ma bensì era occupata militarmente dalle truppe tedesche. Dunque i tedeschi avevano già in mano l'isola di Rodi a partire dall'8 settembre del 1943, qualche giorno dopo l'8 settembre del 1943. Ma la deportazione degli ebrei di Rodi è stata effettuata il 18 luglio del 1944. Vedete quanto spazio hanno lasciato per poter deportare, studiare il modo di poter deportare questa comunità composta da 2000 più o meno persone. Era complicata per loro questa deportazione, perché il viaggio si complicava perché c'era di mezzo il mare. Ma di tutto questo noi che facevamo parte di questa comunità ce l'aspettavamo, ma non eravamo a conoscenza assolutamente di tutto quello che esisteva. Non eravamo neanche al corrente che esistessero campi di concentramento, campi di sterminio e via di seguito. Ignoravamo assolutamente tutto questo. E il 18 luglio decidono la deportazione con un modo semplicissimo.
studiato a tavolino. Dicono ai capofamiglia ebrei di presentarsi al comandatore. Il comandatore era in una ex caserma dell'aeronautica militare, anche là studiato a tavolina perché doveva essere abbastanza grande per contenere 2000 persone. Dunque vedete che i tedeschi non fanno una cosa senza averla studiata bene, bene. Così si presentano tutti quanti i capofamiglia, papà Giacobbe, con i loro documenti in mano, per un semplice controllo, nient'altro di più. Vanno là, invece di un semplice controllo, è una presa, immediatamente. Tutti quanti rimangono bloccati dentro questa ex caserma dell'aeronautica militare italiana, non li lasciano più uscire, e il giorno seguente, il 19, danno un altro annuncio dicendo che tutti noi, facendo parte delle famiglie, dovevamo prepararci per un viaggio e che dovevamo prepararci un fagotto con roba da mangiare, roba da vestire, e che si saremmo stati trasportati in un altro posto per motivi di lavoro e che dovevamo prendere anche tutti i beni di valore. È così che, per quello che riguarda casa mia, Lucia, mia sorella Lucia, mi ha detto: Sami, vieni, aiutami, e chiudiamo casa, chiudiamo le finestre, chiudiamo le porte, prepariamo un fagotto e andiamo a raggiungere papà, che sta di già in questa ex caserma dell'aeronautica militare. Ma questo gesto l'hanno fatto tutti quanti nel quartiere ebraico, e tutti quanti hanno preparato questo fagotto, hanno preso tutto quanto, e tutti noi il 19 di luglio ci presentiamo davanti alla ex caserma dell'aeronautica militare italiana, che era il comandatur, dove siamo stati presi tutti quanti là dentro. Immediatamente hanno perquisito per prendere i nostri beni di valore e poi ci hanno tenuto là fino al 23 di luglio del 1944, il tempo necessario per loro per preparare 3-4 piccoli battelli cargo da bestiame, dove loro avevano già prestabilito che, mettendo 400-500 persone in ogni stiva, avrebbero completato il carico di tutta la comunità, di tutta la mia grande famiglia, ripeto, di tutta la mia grande famiglia, in questi 4 piccoli battelli cargo da bestiame. Erano 4 piccoli battelli cargo da bestiame, siccome quando nel 1912 gli italiani hanno occupato l'isola di Rodi, non hanno occupato l'isola di Rodi soltanto, era il Dodecaneso, 12 isole, di cui c'era Rodi la più grande, Leros, Kos, Simi, Castelrosso e via di seguito, e dove questi 4-5 battelli cargo da bestiame in queste stive trasportavano bestiame da un'isola all'altra, e loro avevano requisiti questi 4-5 battelli per poter caricare questa mia grande famiglia, che era la comunità ebraica. In quel momento là io avevo 13 anni. Come? Mia sorella Lucia aveva 16 anni. Ma vi hanno fatto andare a chi? Allora, la distanza della caserma dell'aeronautica militare verso il porto si tratta di 2 chilometri più o meno. Hanno suonato l'allarme per far credere a tutti gli altri che c'era un bombardamento, e così tutti quanti si dovevano dirigere verso il rifugio. E così che ci hanno messo in fila per 5, tutti quanti ci hanno tolto dalla caserma dell'aeronautica militare, ci hanno messo in fila per 5, ci hanno dato l'ordine di camminare a testa bassa, senza alzare la testa, e abbiamo costeggiato le strade principali e poi intorno alle mura delle muraglie dei cavalieri siamo arrivati fino al porto, dove là era il 23 di luglio del 1944. Eri sempre vicino a mio papà? Sempre vicino a mio papà. Mio papà ci aveva preso vicino a lui per tenerci vicino, come tutti quanti, e noi eravamo vicino alle nostre mamme, ai nostri fratelli, tutti quanti, ci conoscevamo tutti, ripeto, eravamo una famiglia.
E poi quando siamo arrivati al porto, ci hanno buttato dentro queste stive, 23 di luglio del 1944, non me la posso dimenticare questa data, un caldo da morire, buttati dentro come bestie. Com'erano queste navi? Stive, c'è un particolare che, scusate l'espressione, quando ci hanno buttato dentro c'erano ancora gli escrementi e l'urina delle bestie, e dovete capire quel caldo, un odore che non vi potete immaginare, buttati dentro come bestie, ma dove non c'era neanche il posto per sederci tutti quanti, dovevano distribuirci in questi 3-4 battelli tutti quanti, dovevamo essere stretti come sardine là dentro, in quell'ambiente, con 5 secchi d'acqua soltanto e un bidone vuoto che non sapevamo a che cosa serviva, che poi quando abbiamo capito era troppo tardi. In tutti i casi il nostro viaggio incomincia in condizioni igieniche, in condizioni disumane che non vi potete mai immaginare. Io là dentro avevo 13 anni, incomincio a vedere cose che io non ero abituato a vedere, perché a me mi avevano educato al rispetto. Al rispetto, ti vedi buttato in quell'ambiente dove c'hai persone anziane, donne in stato interessante, donne che allattano, bambini, un sacco di bambini, donne anziane, uomini anziani che hanno bisogno delle loro cure, buttati così, con la possibilità di avere soltanto 5 secchi d'acqua. Come fai a sopravvivere con quel caldo, con 5 secchi d'acqua? È evidente che hanno subito cercato di mettere mano su quei 5 secchi d'acqua, razionando l'acqua. Io mi sono trovato davanti a delle scene che non ero abituato a vedere, razionare l'acqua, bambini che piangono per avere un po' d'acqua. La scena che non posso cancellare. Dammi questo bicchiere in là. Quando gli dicono a mio papà, Giacobbe, ecco la sua razione d'acqua. Io 13 anni, sono vicino a lui. Mio papà la prende. La guarda questa razione d'acqua. E poi dice no. Mio papà aveva 45 anni. 45 anni. Dice no. Io posso ancora resistere. Datela quella vecchietta che sta dando l'anima. Bagnatevi le labbra. Ha più diritto. Ma questo gesto che ha fatto mio papà, io me lo posso cancellare? Perché non l'ha fatto soltanto mio papà. Non l'ha fatto soltanto mio papà. L'hanno fatto tutti i giovani, dai 18 in su. Avevano precedenza le donne in stato interessante, le donne che allattano, i bambini. A un bambino di 5 anni, te li puoi far capire che l'acqua è razionata, lui non capisce, lui vuol bere, lui ha sete. L'unico modo per farlo capire è il pianto, lui piange. Dunque io mi trovo davanti a una scena immediatamente che non è una scena abituale per me. E questa scena io non la posso cancellare. E poi un bidone vuoto. A che cosa serve questo bidone vuoto? Avete capito? Ecco. Dove va a finire il pudore? La vergogna? Io che ero stato abituato, educato al rispetto, mi vedo improvvisamente delle scene. Come fai? Anche se metti una coperta davanti, anche se cerchi di fare, ma come fai? Ditemelo voi.
Si può? Ecco, questo è stata, è stato, ci sono stati dei morti su di noi. Sì, è evidente, molti anziani non ce l'hanno fatta. Quanti giorni? Una settimana di agonia, una settimana di dolore, una settimana di sofferenze, dove purtroppo molte persone non ce l'hanno fatta e siamo stati obbligati per ordini precisi dai tedeschi di buttarli a mare. Ecco perché io ringrazio Padre Eterno e dico che mamma mia non è stata buttata a mare. Padre Eterno se l'è presa prima e ha una tomba a Rodi, se no sarebbe stata la prima a essere buttata a mare. Una settimana dopo siamo arrivati a Pireo, dove là ci hanno preso con una barbarie che non vi potete immaginare, con ordini in tedesco, raus, schnelle, verfluchter. Ci hanno portato in una ex caserma, no, una caserma greca, Haidari, dove ci hanno messo in un ambiente di cemento armato grande, enorme, dove ci hanno fatto soffrire la sete, l'acqua, dove là c'è stata la prima, io a dir la verità, l'ho sentita dire, ma non l'ho vista, di cui Alberto Israel dice che in questo ambiente di Haidari c'è stato il primo, la prima persona ammazzata dai tedeschi, perché un signore, una persona di 35-40 anni ha voluto prendere una bacinella per andare a prendere un po' d'acqua per darla ai bambini che piangevano, è stato seguito da una sentinella tedesca, è stato bastonato, ammazzato con delle mangalenate da un tedesco. Il primo morto ammazzato, proprio ammazzato dai tedeschi, è stato a Haidari. Dopo qualche giorno, il 3 di agosto, dopo aver sofferto in questa in 2-3 giorni di grande dolore, di grande sofferenza e di 7 agosto, potete immaginare che cosa significa in quell'ambiente in cemento armato, che cosa significa 2000 persone rinchiuse là dentro. E il 3 di agosto ci portano davanti a una stazione greca, che non saprei io definirla, quale stazione, non mi ricordo, non so se era Atene, se era Pireo, non so. Io mi ricordo che ci hanno messo davanti a un treno con vagoni di legno e con 4 finestrini ai lati. E per me era la prima volta che vedevo un treno in vita mia, perché a Rodi non esistevano treni. Sì, ho visto nei film treni, ma non li ho visti mai in natura. E così che era la prima volta che vedevo un treno in vita mia. E ci hanno caricato in questo treno, che poi io l'ho chiamato il treno della morte. In quel momento non gli avevo dato un nome, perché non sapevo dove ci portava questo treno. Ci hanno caricato 80-90 persone in ogni vagone come delle sardine. Anche là, 5 secchi d'acqua, un bidone vuoto, la stessa sorte, in condizioni igieniche, in condizioni disumane che non vi potete immaginare. Anzi, qui ci sono anche dei particolari in più. I tedeschi, nell'arco di questo viaggio che andava in direzione che non sapevamo, che ignoravamo, si sono permessi molte volte di lasciare questo treno nel mese di agosto con 2000 persone, in ogni vagone 80-90 persone, e come spiego e ripeto, bambini, donne, eccetera, eccetera, fermi dalla mattina fino alla sera, sotto il sole,
è facile a dirlo. Sì, io ho 2 minuti e vi spiego, sotto il sole, ma viverci dentro dalla mattina fino alla sera non è facile, credetemi. Starci dentro questi vagoni nel mese di agosto con 80-90 persone dalla mattina fino alla sera, credetemi, non è facile. È una sofferenza, un dolore che non vi potete immaginare. Anzi, era di già, possiamo dire, di già l'anticipo delle camere a gas. Sì, perché i tedeschi, loro preferivano dare precedenza ai loro treni militari, ma il treno dell'ebreo non gli importava niente se rimaneva là sotto il sole, tanto loro sapevano dove andavamo a finire, noi però non sapevamo, non sapevamo. Non avevate mai avuto notizie? Mai, mai, mai e poi mai. È stato un viaggio lunghissimo, è stato un viaggio che ha fatto dei morti anche. Ecco, Sami, noi abbiamo incominciato il nostro percorso all'interno del campo proprio dalla rampa dove sei arrivato tu. E io ho spiegato, ho fatto delle fotografie e poi ho detto che tu avresti raccontato quello che è successo a te. Io ho spiegato in generale, soprattutto dal punto di vista di chi ha lavorato lì, ma puoi raccontare il tuo punto di vista di quello che l'ha subito. Il 16 di agosto, il mattino del 16 di agosto, il treno si ferma dove avete messo il piede. In quel momento noi altri non sapevamo questo posto come si chiamava e che cosa significava, assolutamente. Tutti noi guardavamo da questi 4 finestrini che avevamo a disposizione e guardavamo a poca distanza fili spinati e baracchi in legno. Era un silenzio quel mattino del 16 agosto del 1900, c'è stato un silenzio totale per poco tempo. Mezz'ora dopo che il treno si era fermato in quell'ambiente, non sapevamo che il treno si era fermato perché era già la destinazione. No, ignoravamo assolutamente tutto, assolutamente. Nessuno si immaginava di quello che ci stava aspettando in quell'ambiente. Mezz'ora dopo, tre quarti d'ora dopo, un quarto d'ora dopo, non saprei, sentiamo delle urla, un centinaio di tedeschi accompagnati da cani pastori che abbaiavano a tutto fiato, che arrivano davanti a questo treno fermo, che spalancano queste porte di piombo che avevano messo piombato, che in tedesco, in ordini precisi in tedesco, che ti dicono Raus, Nere, Baflutter, incominciano bastonate che non vi potete immaginare. Ci troviamo immediatamente in una scena che era incredibile, tutti noi buttati giù come sacchi di patate, con una barbarie che non è spiegabile. Evidente, non ci danno neanche il tempo di dare una mano ai nostri genitori, giovani che vogliono dare una mano alla loro mamma, alla loro nonna, il loro vecchio, niente. I tedeschi erano abituati a questo lavoro di routine che facevano regolarmente, non ci hanno dato il tempo assolutamente di fare niente. Bastonate arrivavano da tutte le parti. Evidente, tutti quanti noi ci siamo preoccupati. Mio papà, Giacobbe, ha capito subito questa scena, questo panico, questa confusione, ha preso mia sorella Lucia, ha preso me con un'altra mano, ci teneva stretti stretti vicino a lui, e la stessa scena hanno fatto tutti, tutti quanti, hanno voluto avvicinarsi uno contro l'altro. Poi i tedeschi
in questa confusione totale, hanno cominciato a dare un ordine preciso che dovevamo dividerci le donne da una parte e gli uomini dall'altra parte, in pochissimo tempo, breve tempo, con questa barbarie che non vi potete immaginare. Evidente là fra di noi c'è stata una piccola reazione, fin quando eravamo tutti insieme stavamo tranquilli, ma quando ti dicono di separarti hai una reazione, e mio papà ha avuto questa reazione. Quando sono venuti a tirargli dalle mani di mio papà, mia sorella Lucia, lui non accettava, non voleva, ha difeso sua figlia. Sono venuti in tre, l'hanno gonfiato e io ero là, un ragazzo di 13 anni che vede questa scena orribile, straziante, che questo fa di tutto per non abbandonare sua figlia, e dopo che l'hanno gonfiato di botte vede questa sua figlia che se ne va. Ma quello che io ci ho impresso ancora davanti ai miei occhi è quella visione di questo uomo distrutto, che vede sua figlia allontanarsi, questa figlia che lui ha cresciuto, questa figlia adorabile, e chissà dove va il suo pensiero. In quel momento io non reagivo, non capivo, però questa visione di questo uomo io non la posso cancellare. Un uomo distrutto. Ecco, questa è una scena che io quando mi presento in questa rampa della morte, quando metto il piede, in questa rampa della morte, io vedo ancora, mia sorella, vedo ancora tutto, Ecco Sami, lasciamo anche allora qualche domanda che avevate deciso di farlo quando l'avresti incontrato. Fatele fare tutte a malino, fatele, perché così anche lui si... Sai, tu perdoni mai? Hai mai perdonato? Io non sono stato educato a non portare rancore né odio a nessuno, ma non posso perdonare, no? A quelli che hanno commesso questi crimini, no. E poi non me l'hanno chiesto il perdono, ma quello che mi fa più rabbia, visto che te hai toccato questo tasto che a me mi dispiace moltissimo, io dovrei perdonare anche molti altri. Io so molto bene che questi criminali che hanno commesso questi orrori non sono stati condannati. Sì, hanno fatto una messa in scena, hanno preso un gruppetto, li hanno condannati a Norimberga, un gruppetto, ma la maggioranza sono stati aiutati e mandati all'America del Sud, e hanno vissuto meglio di me fino ai loro 100 anni. Quello che diceva sinistra, destra, sinistra,
destro, un medico, come te. Quello è stato aiutato. Allora a chi dovrei io perdonare? A quelli che l'hanno aiutato e che l'hanno fatto vivere? No, a questi criminali. Dimmi, a chi dovrei io perdonare? A quelli che hanno ammazzato mio papà, mia sorella, che hanno fatto fuori 6 milioni di ebrei e 5 milioni di persone altre che anche loro non avevano nessuna colpa, anticapati, omosessuali, rom, politici. 5 milioni li hanno fatti fuori anche di loro. 11 milioni in tutto. Questi criminali non hanno pagato. Non hanno pagato. Quando siete arrivati le ciminiere erano in funzione? Fino all'ultimo. Appena siete arrivati? Fino all'ultimo. L'odore di questo si sentiva dappertutto. E poi non facevano a tempo a smaltire tutto, il cielo lo sa. C'erano fosse comuni. Andate a vedere le fosse comuni. L'avete visto? Io ho trasportato legna. Io ho trasportato legna in quelle fosse comuni. Erano miei fratelli da dentro. E si servivano di noi. Per avanzare, per far funzionare questa fabbrica della morte. Questa fabbrica della morte doveva funzionare con la mano dopo la nostra. Noi. Sammy. Sì. Sammy, scusa. Non so se ha avuto un'educazione quando era piccolo, ebraico molto forte, una fede in famiglia molto forte. Non so cosa era prima, non so che cosa è stato durante. Però adesso ora sento parlare del Padre Eterno e mi sembra che è un uomo che ha fede e come si mantiene, come ha potuto la fede. La fede. Sì. La fede, sì, la fede ha la sua importanza. Io sono stato educato da bambino, sì, nella... Metti un po' tutta la voce. Sì, allora la fede, io a Rodi sono stato educato nella mia religione ebraica e ci credevo da bambino fino ai miei 13 anni, andavo in sinagoga, mi portava papà Giacobbe con mio nonno Samuel Modiano, avevamo un posto X, frequentavo il quartiere ebraico, frequentavo le sinagoghe. Dunque frequentavo le festività ebraiche e tutto quanto e io ci credevo nella mia fede. Una mattina, mentre ero in quel campo della morte che si chiama Birkenau, sono stato preso, scelto per andare a lavorare. Ogni mattina eravamo scelti per andare a lavorare, lavori diversi. Quella mattina era un lavoro che avevo fatto molte volte, che si ripeteva ogni tanto. E quella mattina, per caso, io sono stato andare a lavorare, a pulire, insieme ad altri come me, un centinaio di persone ebree, con un pigiama a righe, un cappello a righe, un paio di zoccoli di legno. Non avevamo mutande, non avevamo niente, soltanto un pigiama a righe, coperto, il nostro corpo era coperto soltanto con un pigiama a righe. Molti dicono che avevamo capotti, no, non avevamo né capotti, niente altro che quello soltanto. E con le mani stavamo pulendo questi canali, ma guarda caso, quel giorno io sono capitato ad andare a pulire il canale a fianco della rampa della morte. A 50 metri di distanza dove pulivo era arrivato un treno
era il mese di ottobre, il mese di sì, ottobre, novembre, più o meno, i primi di ottobre. Un freddo da morire, infangato nell'acqua, con le mani pulire questa erba che doveva, l'acqua doveva scorrere, ed eravamo controllati da questo tedescaccio che guai se ti fermavi un momento, ti veniva e ti sparava addosso come se niente fosse. E allora davanti a me mi si è presentata questa scena, un treno che arriva davanti alla rampa della Rorre, e io sto davanti che sto lavorando e ho questa visione davanti a me, sinistra, destra, sinistra, destra, e io so che cosa significa là dove sto lavorando, so. Mentre quando io passavo da quelle parti non sapevo, come non sanno neanche quelli che stanno. E allora là c'è una reazione umana, una reazione istinta che viene fuori dal cuore, e ti chiedi, ti dici, ma com'è possibile? Com'è possibile? Io queste cose le sto vedendo, le vedo, ma lui non le vede. Ecco, in quel momento io ho perso la fede, ho bestemmiato, perché era impossibile accettare che bambini che non sapevo io che cosa significava, e sapevo che cosa gli avrebbe aspettato qualche quarto d'ora dopo. Ecco, là c'è stata questa reazione di una persona umana che reagisce. Ma dopo, credetemi, in tutto questo tempo che io ho vissuto là, ho visto cose. Questi occhi che vedete qui hanno visto cose che voi altri non vi potete mai e mai e mai e mai immaginare. Potevo morire anch'io, come è morto mio papà, come sono morti tutti. Ma ogni volta che la morte stava per prendermi, non mi accettava, non voleva prendermi. Io volevo morire, ma lui si è sempre rifiutato di prendermi. Per noi era la liberazione, morire era una cosa fantastica, la volevamo questa morte. Molti la cercavano andando a prendersi sui fili spinati, trovando molti modi per morire facilmente. Ecco, poi ci sono stati dei gesti che mi hanno fatto ricredere nella mia fede, anche perché una di queste è che due angeli custodi mi hanno sollevato. Tu ti credi? Fatemi qualche altra domanda e io risponderò. Sammy, dai, che invece tu hai cominciato a vedere un po' di luce positivo, uscendo dal campo, cambiando quindi un attimo la tua vita. Guardati, positivo, cioè, subito non c'è. Devono sapere anche l'ultima parte è quella la più importante, sarebbe a dire che io ho fatto la marcia della morte, ho fatto tutto, insomma, in poche parole, Padre Eterno ha voluto mettermi in mano a una dottoressa russa, la quale ha fatto dei salti mortali per riportarmi in vita. Allora, voi dovete sapere che io, quando mi sono ripreso dalla mia agonia di morte, perché io stavo agonizzando, stavo morendo, anzi, la dottoressa russa non si immaginava mai che io sarei sopravvissuto. Avevo 24 kg, uno scheletro, stavo dando l'anima, però lui non l'ha voluta mai accettare. Però quando poi io mi sono ripreso, che ho cominciato a ragionare,
c'è la cosa più difficile per un sopravvissuto. Sì, perché lui si sente male, è un sopravvissuto. E incomincia a ragionare. E il suo ragionamento va avanti e si chiede perché. Perché? 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 E poi dice, ma sei un privilegiato, hai lasciato tutti dall'altra parte e te ti trovi da questa parte e non sopporti questo, non lo sopporti. E allora c'è quel punto interrogativo che ti strazia e ti chiedi, ma perché io? Perché io? Perché io? Sì, è difficile per voi capire questo, lo so, è molto difficile. Allora capisci e dici che non hai una risposta in questo. Io ho trovato la risposta, adesso da poco. Questo punto interrogativo mi ha tormentato tutta la vita. Io non sono un uomo normale come tutti voi, io ho una piaga che non si chiuderà mai, cioè i miei incubi, le mie depressioni, i miei silenzi. Ma grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, Baruch Hashem, ho trovato la risposta io di questa. Allora, i ragazzi, Padre Eterno ha voluto scegliere qualcuno per far capire a questa nuova generazione mai più. Due parole. Io cerco di trasmettere e di fare in modo, da 10 anni a questa parte sono l'uomo più felice del mondo. E fin quando Dio mi darà la forza io non mi fermerò, continuerò. Io voglio cercare di fare in modo che quando io non ci sarò, ci sarai te. Te che mi hai fatto la domanda. Te farai in modo che questo non succeda. Lo dirai ai tuoi figli. E questo per me è importante, importantissimo. Malgrado la mia sofferenza, non credete che è facile per me. Posso chiederti che sentimenti provavi verso i capò? I capò li capisco. I capò erano prigionieri politici. La più parte erano di nazionalità polacca e per avere questo posto privilegiato, la più parte erano politici, non erano ebrei. Dunque per avere questo posto privilegiato loro dovevano dimostrare ai tedeschi di essere più cattivi ancora dei tedeschi per avere questo posto privilegiato. Ma qualcheduno di loro, uno di loro specialmente, mi è capitato di essere stato una persona umana. Mi ha salvato la vita nelle latrine. Un capo che era di guardia alle latrine mi ha preso in un momento di morte, ormai condannato a morte, mi ha preso, mi ha buttato nelle e mi ha tenuto là dentro fin quando i tedeschi avevano finito il controllo. E dunque io mi sono salvato grazie a un gesto di un capo. Si era completamente soli al campo. Come il campo. Tra le altre persone che c'erano. In solidarietà con gli altri. Com'erano i rapporti? Allora, io al primo momento, il primo mese,
avuto la fortuna di avere un papà e una sorella, che io non vi ho raccontato nei particolari, perché saremo di nuovo. Dopo ho avuto la fortuna, io sono stato ancora riscelto per andare nelle camere a gas, Marcello conosce pure il posto dove sono stato messo in attesa di essere. Lui ha sempre fatto in modo per un treno di patate, eccetera, eccetera, io mi sono salvato ancora la pelle. E poi ho avuto la fortuna a un certo momento di essere trasferito dal Lager A al Lager D, dove ho incontrato Piero Terracina. Piero Terracina per me è stato di grande aiuto. Io per lui e lui per me. Lui aveva 2 anni più di me, però lui aveva la stessa storia mia. Lui aveva perso tutti e io avevo perso tutti, con la sola differenza che lui era di Roma e io ero di Rodi. Mi abbiamo legato bene insieme, abbiamo lavorato molte volte insieme e poi non pensavamo mai, mai e poi mai di uscire di vivi da quell'inferno. Siamo usciti vivi e da quel momento, visto che siamo usciti vivi da quell'inferno, siamo stati scelti, sia che lui che io, e ci siamo adottati. Io non lo chiamo Piero Terracina, io lo chiamo mio fratello maggiore, ma non è maggiore perché c'ha appena 2 anni più di me, e ci vogliamo bene da morire. Per me è un fratello, perché ha la stessa storia mia, ha la stessa missione che faccio io, anzi è stato lui a convincermi a continuare anch'io a fare la stessa cosa di lui, e io lo ringrazio per questo, perché mi ha fatto capire molte cose. E andremo avanti, io e lui, così, cercando di trasmettere che questo non succede. Quando hai iniziato a parlare, a raccontare? 10 anni fa, 2005, il mio primo viaggio, convinto da me. 2005 è la prima volta che tu torni ad Auschwitz-Birkenau. Dopo 60 anni ho messo il piede a Birkenau. C'era lui. Mentre lo lasciamo respirare un secondo, volevo aggiungere una cosa. Allora, lui ha ripreso la fede, ma devo dire che la stragrande maggioranza dei sopravvissuti non crede più in Dio. Ah, internet. Abbiamo fatto delle statistiche, abbiamo parlato con loro, quasi nessuno ha ripreso la fede. Lui l'aveva persa e l'ha ripresa, la maggior parte non l'ha ripresa. È vero. A partire da Gio. Albertico, sono tutti altri. Molti. Sì, sì, molto speciale. Tutti. Nedofiano, cioè, tutti. Devo dire che a Roma la percentuale di quelli che invece hanno così, non, come dire, hanno fatto la pace con se c'è qualcuno è quello, ma io sono ateo, quindi per me non esiste, quindi non posso fare la pace con nessuno. L'ateismo è una tradizione anche ebraica, perché vengo da una famiglia di grossa tradizione atea ebraica, come Freud, come tanti altri di questo tipo. Volevo sottolinearlo questo, perché si dimentica sempre. Si dice sempre, viene da una grande tradizione ebraica come se fosse la religiosa. Io vengo da una grande tradizione ebraica, civile, politica, ma totalmente atea. I sopravvissuti, da questo punto di vista, sono da capire, ma la grande maggioranza è così. Per ciò che riguarda i capos, i primi capos, sia in Germania che anche ad Auschwitz,
sono non tanto politici, lui è arrivato all'ultimo, lui è arrivato nel 44. I primi capo sono tutti criminali comuni, sono triangoli verdi o al limite associali, triangoli neri. Dopo sono sempre meno, e devo dire che certo si sono induriti, certo il loro comportamento spesso non è stato dei migliori, ma molti avevano mantenuto un minimo di coscienza politica, appartenevano quasi tutti alla sinistra come esperienza. Però se vi ricordate, vi ho anche spiegato che invece i triangoli rossi polacchi vengono da una tradizione totalmente diversa, non dalla sinistra, ma sono nazionalisti e anche antisemiti spesso. Quindi possono avere il triangolo rosso, ma una tradizione totalmente diversa. Ed è quella a cui fa riferimento lui. Cioè, lui ha conosciuto i triangoli rossi polacchi. Il polacco. Non il triangolo rosso tedesco, che magari veniva da una tradizione antinazista. Ed era in galera per quello. Devo dire che nel 44 ci sono stati anche molti capos ebrei. Perché? Vi spiego perché. Auschwitz nel 44 si ebraicizza completamente, perché i polacchi che sono all'interno del campo vengono quasi tutti trasferiti all'interno del Reich, come del resto molte donne di Rodi. È per quello che ha detto che si salvano in un centinaio, 120 circa donne, perché sono state trasferite. E gli uomini sono stati meno trasferiti, sono stati trasferiti molti, ma in sottocampi di Auschwitz, mentre le donne vengono trasferite all'interno del Reich. È per quello che hanno un tasso di mortalità molto, molto più basso. Ecco. A questo punto ad Auschwitz rimangono quasi solo ebrei. Quando arrivano i russi, quando sono arrivati i russi, trovano solo ebrei. Pochissimi sono i politici. Io non so perché si continua a dire trovano tutti insieme politici omosessuali che non c'erano ad Auschwitz, ma non c'era una categoria di omosessuali, come non c'erano i disabili, perché non andavano lì, l'abbiamo visto, sono quasi tutti ebrei. A questo punto anche i capos devono essere ebrei a un certo punto, perché, ecco. E devo dire che anche lì ci sono quelli che si sono distinti nel fare qualche aiuto, ma ci sono state anche delle grandi carogne, perché ovviamente tutti gli uomini sono uguali, cioè c'è il bene e il male in ognuno di noi, e gli ebrei non sono diversi dagli altri, né più né meno. Ecco, ricorderò sempre cosa ha detto Golda Meir quando è uscito il primo scandalo in cui aveva trovato delle prostitute in Israele, che lei ha detto: finalmente è un paese normale. Come dire, per capire a tutto il mondo che la vita è questa. Sami, cosa succede dopo la liberazione? Come mai tu non torni a Rovi ma vieni in Italia? Non finisce là. Io dopo la liberazione ho dovuto lavorare per i russi. Io ho lavorato per i russi fino a quando è finita la guerra, fare delle trincee, perché io sono stato liberato il 27 di gennaio del 1945, ma la guerra è finita a maggio. Dunque poi io ho dovuto lavorare per i russi, fare delle trincee fino a maggio. Dopo maggio ho dovuto ancora continuare a lavorare per i russi come collaboratore per fare i ponti. In Polonia, nel fiume Loder, i tedeschi avevano fatto saltare tutti i ponti, e allora c'era bisogno di mano d'opera. E c'era una squadra del genio militare russo che prendeva questa mano d'opera per poter lavorare, e abbiamo lavorato fino al mese di agosto, per fare i ponti. Dopo abbiamo protestato che volevamo rientrare in Italia,
ai russi, abbiamo protestato, hanno accettato le nostre proteste, hanno fatto venire al posto nostro, hanno fatto venire dei prigionieri tedeschi, il quale hanno preso il nostro posto e noi siamo stati messi nella città di Opel in attesa di essere rimpatriati in Polonia, Opel. Opoleo. E là ho conosciuto, o lo conoscevo di già nel lavoro, all'Alimentari Settimio. Sapete che dice Opel? Perché lo dice alla nazista. Cioè lei non lo sa, perché Opel era il nome tedesco di Opole. E là con l'Alimentari Settimio, che aveva 10 anni più di me, abbiamo scorgitato la fuga da questa città e siamo scappati. La storia è lunga, ma io ve la racconto un poco. Siamo scappati a piedi da questa città polacca, Opel, fino alla frontiera austriaca, dove c'erano gli americani. E con gli americani ci siamo presentati, dopo una lunga marcia, lunghissima marcia, e ci hanno subito dato la possibilità di rientrare in Italia da Brennero. Siamo entrati subito in Italia e siamo arrivati alla stazione di Trastevere, dove c'era una commissione italiana che riceveva tutti questi reduci che arrivavano da tutte le parti e di cui ci hanno registrato a me e a Alimentari Settimio. E quando si è presentato a Alimentari, lui ha detto: io sono già arrivato, sono a Roma, io sono di Roma. A me mi hanno detto: te da dove vieni? Dico: vengo da Rodi. E dove vuoi andare? Dico: voglio andare a Rodi. A Rodi ormai bisogna che te lo dimentichi. E così che mi hanno dato un foglio dove io potevo presentarmi a San Michele, dove potevo avere una branda per dormire e un piatto di pasta per mangiare, insomma. Sono stato da Alimentari Settimio una settimana a casa sua, ma Alimentari Settimio ha trovato una casa disastrosa perché papà suo è stato ammazzato nelle fosse ardeatine. Suo fratello Angelo, che era stato deportato con lui, non era rientrato. La sua sorella, la grande sorella, aveva preso l'anorexia, che 2 mesi dopo il nostro arrivo è morta di anorexia. E dunque io sono andato a San Michele, dove là mi hanno dato le prime cure e pian pianino mi hanno mandato da Ostia. Perché? Perché i medici italiani qui a Roma, a San Michele, avevano capito che io mi ero ristabilito fisicamente, ma che psicologicamente io non ero pronto. E allora mi hanno mandato a Ostia, dove c'era una casa con psicologi medici, nella casa dei reduci a Ostia, per darti un aiuto psicologico. E così che io sono stato 2 mesi a Ostia, là in questa casa di cura, e dopo 2 mesi mi hanno detto che ero ormai pronto per uscire in piazza, si dice. E là a Ostia mi hanno aiutato, mi hanno dato del lavoro da fare come aiuto muratore, lavoravo per guadagnarmi il mio panino giornaliero. Io ho lavorato 2 anni a Ostia facendo dei lavori sessuali, così, per potermi guadagnarmi il mio panino da mangiare. No, con quell'aiuto di lavoro recuperavo anche 3.000 lire, dove pagavo alla signora Bologna una camera, e io con un altro sopravvissuto giacomino pagavamo 1.500 a ciascuno, e questa signora Bologna ci dava 2 lettini in una stanza, e così potevamo dormire, poi ci lavava qualche camicia la signora Bologna, che pagavamo separatamente. Insomma, ci siamo adattati dai miei 14-15 anni fino ai 17 anni a Ostia. E poi da Ostia ho emigrato anch'io nel Congo belga. Perché? Perché mamma
a Rodi, da piccolo, come fanno tutte le mamme, spiegano ai loro bambini. Oggi siamo andati, mi diceva, a visitare di zia Grazia. E mi spiegava, zia Grazia è la sorella di papà, la quale Grazia c'ha la figlia Lucia, c'ha la figlia eccetera eccetera, mi dava tutte le spiegazioni che dava una mamma a un bambino. Poi il giorno, la settimana seguente diceva, oggi andremo a visitare la zia Risula. Andavamo da zia Risula e poi mi spiegava la famiglia come era formata. E poi mi diceva, andremo da zia Luna. Andavamo da zia Luna e mi dava tutte le spiegazioni. E poi alla fine, dove mi aveva fatto conoscere tutte le zie, tutte le che avevamo nel quartiere ebraico, mi diceva, beh, adesso conosci tutta più o meno la famiglia di mamma e di papà, però devi sapere pure che ci sono due fratelli miei, uno si chiama Ruben e uno si chiama Nissim, che hanno emigrato nell'America, nel Congo, prima della tua nascita. E poi ci sono due sorelle mie, una si chiama Marie, l'altra Vittoria, che sono emigrate pure loro in America, a Seattle. Dunque, tutte queste storie che mi raccontava mamma a Ostia mi sono venute in mente. Dicevo, allora io non ho perso tutti, qualcuno della mia famiglia, dalla parte di mamma, c'è ancora in vita in America, nel Congo, però, punto interrogativo, come si fa subito dopo la guerra a rintracciare zio Ruben, zio Nissim, zia Vittoria e zia Marie? Abbiamo escogitato, eravamo in 10 sopravvissuti di Rodi, a Ostia. Sì, di cui c'è una foto nel libro, mi sembra. E questi 10, c'era uno molto più intelligente di noi, ha escogitato, ha detto, sapete che cosa faremo? Più o meno tutti quanti avevamo la stessa medesima storia, che qualcheduno di Rodi aveva emigrato di qua e di là. Faremo una cosa importante, faremo una lettera con i nostri nomi, una la manderemo a Los Angeles, alla comunità ebraica di Los Angeles, una la manderemo alla comunità ebraica di Seattle, una la manderemo alla comunità ebraica di Elizabethville, e una a New York, una di qua, una di là, nelle comunità ebraiche, con i nostri nomi. E poi andranno a vedere se c'è qualcuno che ci scriverà. E difatti è andata in porto questo trucco, possiamo chiamarlo, e qualche 2-3 mesi dopo questa lista di questi nomi che era partita in queste direzioni, c'era una risposta. E c'era il joint che faceva, che trasmetteva tutte queste notizie. C'era una risposta e difatti io ho ricevuto proposte di andare in America da zio Nissim, da zio Ben, e ho ricevuto proposte di andare anche al Congo. E l'America era importante, ma bisognava aspettare ancora 2 anni, la quota. Non ti davano un visto per andare, dunque io nel 47 dovevo aspettare il 49, ero stanco di stare solo, mentre nel Congo zio Franco, zio Ruben Franco, bastava che versasse 15.000 franchi belga al governo belga e mi davano subito il visto. E così che ho scelto di andare al Congo belga, dove mi è andata bene, non mi è andata male, non posso lamentarmi, grazie a Dio, grazie. Ma Selma, dove l'hai conosciuta? Io devo raccontarla anche quest'anno. Selma l'ho conosciuta, ma io sono romantico di natura, molto romantico. Ma chiedo la Selma però. È vero. Allora, dovete sapere che io a Rodi, papà mi aveva lasciato una casa in eredità e tutti i nostri beni a Rodi di tutta la comunità ebraica al 90% sono state requisite dal governo greco, non l'abbiamo avuto indietro,
perché il governo greco si è coperto dicendo che eravamo, sì, che eravamo ebrei ma italiani, come indennizzo di guerra, essendo italiani, tutte le proprietà italiane dovevano essere requisite perché l'Italia ha combattuto contro la Grecia. Ragione, ma pensate all'assurdità. La Grecia non è mai stata la nazione di quelle isole, perché erano turche prima. C'era l'impero ottomano. Quindi quando la Grecia ha detto le proprietà ebraiche, essendo italiane, non vanno restituite, l'ha detto senza averne autorità. Allora, era il nuovo occupante. Lui ha voluto darvi dei particolari precisi, ha fatto bene, ha fatto bene. Allora, io però al Congo mi dispiaceva di dare una casa che mio papà aveva fatto con grandi sacrifici. Io ho visto papà con che sacrifici aveva fatto questa casa, con grandissimi sacrifici, e poi aveva fatto qualche cosa che piaceva a lui, che era qualche cosa di suo, e questo a me mi dispiaceva moltissimo. Allora avevo saputo all'inizio subito da un greco di Rodi che il governo greco dava la possibilità nell'arco dei primi 10 anni, subito dopo l'ingresso della Grecia a Rodi, di dare la possibilità ai cittadini italiani ebrei di rientrare nei suoi beni, solamente che doveva farlo da data a data. Se lo faceva entro i 10 anni poteva occuparsi, però doveva dimostrare anche di essere l'unico erede, coi dove loro si sentivano al coperto che nessuno poteva dimostrare che lui era l'erede. È così che io, avendo queste informazioni, ho cercato, sempre con l'aiuto di un greco di Rodi, uno dei migliori avvocati di Rodi, pagando profumatamente, di cercare di riprendermi la mia casa. E questo avvocato, eravamo in contatto continuamente con lui, e mi chiedeva documenti, e io non mi abbandonavo, di cui mi diceva: sai, il tribunale greco vuole sapere se te sei l'unico erede, ma dai risultati che vediamo c'è anche Lucia che è erede di questa casa, c'è anche Giacobbe che è erede di questa casa, e te devi darci certificati di morte per queste persone. E allora come la mettiamo, mi diceva l'avvocato. E io non mi sono dato per vinto, ho fatto i salti mortali, ho trovato dei sopravvissuti che hanno testimoniato, ho portato questi sopravvissuti davanti al console greco, perché doveva essere fatti certificati regolari, non davanti a notai comuni, davanti al console greco, che dovevano essere validi. E dopo aver combattuto 7 anni e pagando profumatamente questo avvocato, nel 1954 l'avvocato mi dice: finalmente abbiamo vinto la causa, vieni a pagarmi i miei diritti e vieni a prendere la tua casa. E poi c'era di mezzo anche il medico che aveva capito che io avevo ormai la malaria nella mia spina dorsale e mi ha detto: devi lasciare il Congo per 6 mesi continuamente per spurgare la malaria dal tuo corpo. E allora, sì, è così che sono partito con una bella Chevrolet dal Congo. Avevo, grazie a Dio, economicamente mi ero formato bene. Per questo è sposato. Sì. Allora sono andato in Belgio, avevo la tasca piena di denaro, ho preso la mia Chevrolet, sono sceso in Italia, sono sceso a Ostia, mi sono divertito, avevo 24 anni e insomma ho fatto quello che fa un ragazzo di 24 anni, mi potevo pagare il lusso di qualsiasi cosa,
E poi avevo lasciato per ultimo, prima di rientrare al Congo, andare a prendere possesso della mia casa a Rodi, dall'avvocato, e andare a conoscere mia sorella, mia cugina Lucia Modiano, l'unica sopravvissuta della famiglia di papà, che poi è tornata a Rodi, ha ripreso i suoi beni pure, perché lei è diventata greca, per avere i suoi beni si è presa la nazionalità greca, e così che ha avuto i suoi beni. E aveva formato una famiglia, si era sposata e aveva tre figlie. Allora io ho lasciato l'ultimo mese per andare a Rodi, perché a Rodi mi sarei emozionato di andare di nuovo nella giudria, nel vedere le case della mia zia, la casa mia, eccetera. Avevo lasciato questo particolare emozionante per l'ultima scena. E sono andato a Rodi in dicembre del 1900. 30 dicembre, 50. 30 dicembre, lei dà i particolari. Allora, 30 dicembre del 1954 vado a Rodi con la mia Chevrolet, vado in un albergo Cairo Palace, sì, mi ricordo tutti i particolari, vado là, dormo là, il giorno mattino seguente vado con la macchina nel quartiere ebraico. Un quartiere ebraico, lascio la macchina al di fuori perché non si entrava dentro, vado subito direttamente nella casa di Lucia, mia cugina, prima di andare ancora a trovare l'avvocato, volevo vedere Lucia. Vado da Lucia e là in questa casa vivevano due famiglie, la famiglia Modiano, Lucia, con tre figlie, marito, moglie e tre figlie, e la famiglia sua, Berro, con la mamma e tre figli, quattro figli, un maschio e tre femmine. E avevano diviso questa casa in due, sarebbe dire due stanze l'avevano presa una, due stanze l'hanno presa l'altra, poi avevano la cucina in comune, il bagno in comune, eccetera, eccetera, e vivevano insieme, erano gli unici ebrei che c'erano nel quartiere ebraico in quel momento. E allora preferivano stare insieme, uniti, dove tutte poi le altre case erano state occupate da greci ortodossi. Dunque il quartiere ebraico era diventato un quartiere ortodosso e gli unici ebrei c'erano in questa casa. E io sono andato là. E sono rimasto là in quanti? 15 giorni. Preciso. In questi 15 giorni che cosa ho fatto? Niente, vivi tutti i giorni a casa. E che cosa facevamo a casa? No. E dove vi portavo? Con la macchina, spara più forte! Perché? Dammi il microfono! Parla del mio romanticismo! No, vi devo dire che quando Sami è venuto a Rodi avevo 13 anni e andavo a scuola. È venuto a conoscere la cugina, ha conosciuto anche noi in famiglia, era in pieno inverno, è rimasto 15 giorni, allora quando la giornata era bella ci portava a spasso con la macchina, tutti insieme, uno sopra l'altro. E noi prima volta vedevamo una macchina così, dopo Sami era sempre disponibile, il mattino quando veniva dall'albergo veniva con le cassette piene di frutta per noi, per la cugina. Insomma, sono passati 15 giorni, era un giovane molto bello ma molto serio, parlava poco, non parlava molto, si giocava a carte e se n'è andato. Ci ha salutati e se n'è andato via. Adesso racconti te. No, io avevo fatto un pensierino. Io avevo fatto un pensierino. Non l'ho comunicato perché da noi c'era la serietà, c'era il rispetto nel quartiere ebraico, ve l'avevo detto. Dunque non si poteva ingannare, promettere, poi non
mantenere. Io avevo fatto un pensierino e fra le tre sorelle il mio pensierino era su Selma e sono partito. Ero presente con loro una volta all'anno. Una volta all'anno mandavo una cartolina. Una volta all'anno, a Capodanno ebraico, io mandavo una cartolina facendo gli auguri alla famiglia, non a Selma, alla famiglia. Facevo gli auguri di Capodanno, dunque ero presente. Però c'era un particolare, che quando io sono tornato di nuovo al Congo, Ruben, mio zio, cugini, eccetera, eccetera, mi hanno detto: sei stato 6 mesi fuori e sei tornato a mani vuote. Io dico: avevo 24 anni, volevano anche loro che io trovassi qualche donna da sposarmi. E ho detto sì, però dico, non è detto che sono tornato a mani vuote, parlando così fra in famiglia. Di cui c'era una cugina, Esther, che prendeva di nota tutto quello che dicevo io. Dice: che cosa è successo? È successo che ho conosciuto questo, gli ho spiegato tutto, gli ho fatto vedere pure le foto che avevamo fatto in quei 15 giorni. Mi hanno detto: sì, è una bella ragazza, sì, bravo, Sammy, qua e là. Dopo 3 anni, che io mandavo una cartolina ogni anno, questa cugina Esther mi fa, dice: Sammy, dice, io vado a Rodi in vacanze con mio marito, vuoi che dica qualche cosa? Io dico: saluti alla famiglia. Non vuoi nient'altro? No, dico, vai, insomma, vai a trovarli, vai a vederli, eccetera, eccetera. E va bene, vanno, tornano, e poi mi fa, quando sono tornati, guarda, dice, che Selma è diventata una ragazza di 16 anni, è una bella ragazza, mi ha fatto vedere le foto, difatti aveva cambiato moltissimo da quando l'avevo conosciuta io a 13 anni, erano passati 3 anni, era diventata una signorina, più bella ancora, e niente, dico grazie, mi ha fatto vedere le foto, abbiamo passato bene, eccetera, eccetera. Poi un bel giorno, dopo un mese che era là, che era ritornata da Rodi, è venuta di nuovo e mi viene e mi fa: Sammy, dico sì, Esther, una cugina veramente fantastica, non me la posso dimenticare, una brava donna. Mi permetti che ti faccia una domanda? Dico sì, chiedimi quello che vuoi. Guarda, ti voglio chiedere una cosa intima tua. Dimmi, che cosa vuoi sapere? Dice: è che hai intenzioni serie per questa ragazza, che Selma, eccetera, eccetera. Dico: perché mi fai questa domanda? Dice: perché io chiedo, perché se te non sei interessato a questa ragazza, c'è mio fratello Davide. Che punto ti sei dovuto dichiarare? C'è mio fratello Davide, dice che sarebbe il caso di darla a mio fratello. Dico: no, io ho intenzioni serie. Allora là ho dovuto subito, c'era la concorrenza di me. Ho dovuto prendere subito delle iniziative, eh? E il resto ve lo spiega sempre. Dopo che sono passati 3 anni e mezzo esattamente, io sono cresciuta, un bel giorno ricevo una lettera al nome mio, che lui non mandava mai. Dico: mamma, è arrivata una lettera da Sami. Aprila, la leggiamo, la letta mamma, e mi dice: ti sta chiedendo per sposarti. E mi ha dato a leggere la lettera. Lui dice che è tanto romantico. Allora, la lettera comincia così: cara Selma, saranno di passaggio una coppia anziani, che sono i suoceri di mio zio.
io ti mando del denaro, ti fai il vestito da sposa, tutto quello che vuoi, ti mando i biglietti, ti fai tutti i vaccini, e parti con loro e vieni al Congo che ci sposiamo. E infatti io, mamma ha detto, io conoscevo la famiglia di lui, dopo abbiamo conosciuto Sami che persona è, dice vai a sposarti. Sono partita con questa coppia, sono arrivata, mi hanno fatto la festa di fidanzamento e una settimana dopo ci siamo sposati civilmente. Ma è una persona che non parlava molto, era molto serio. È chiuso dentro di sé e io fino adesso non l'ho sentito mai dire una parola d'amore. Ma ultimamente adesso qualche volta mi dice Selmica o mi dice amore però devo dire che è un tesoro di persona, sono stata molto fortunata. Allora, sì, voglio dire, malgrado tutto, 57 anni insieme, 58. E di cui abbiamo festeggiato in questa bella grande famiglia che ho incontrato qui a Roma, perché io ho perso una famiglia, a Rodi, ma ho trovato una grande famiglia qui a Roma, la grande famiglia della comunità ebraica, e di cui abbiamo qui, di rispetto, la mia sorellina che ha fatto in modo di festeggiare questi 57 anni di matrimonio nella grande sinagoga, nel Tempio Maggiore di Roma, con tutta la comunità ebraica di Roma, la mia grande famiglia di Roma adesso. Ecco, questo... Adesso mi dici se ti è andata bene? E dico sempre, sì, dico sempre che è vero, Selma dice che io sono un uomo silenzioso, sono un uomo che non parla, è vero, ma ha capito che io non sono un uomo normale, io ve l'ho detto, c'ho una piaga e c'ho i miei, mi incomincio tutto quanto, ma voglio dire, malgrado tutto, che Padre Eterno mi ha dato la fortuna di incontrare una donna, che stare a fianco di un sopravvissuto non è facile. Io ho avuto la fortuna di avere questa, chiamiamola compagna, moglie, quello che sia, che è stata capace di soprasedere, vedere un uomo come me. Io sono quello che sono e lei è stata capace di sopportarmi. Grazie Sami, prima di chiudere l'incontro vorrei dare la parola per un saluto a Mario Venezia, che vedo laggiù, che è presidente della Fondazione Museo della Shoah, questa splendida location che oggi ci ospita. Lui è il presidente di questo, dello spazio a cui hanno dato la... mi sono scritto il telefono. Buonasera. Più che presidente amico, sono venuto apposta perché c'eravate voi, c'erano i nostri amici qui. Dunque, allora, intanto spero che chi di voi non avesse mai visto questa situazione qui, questa location, l'abbia potuto apprezzare. Voglio dire due cose: c'è stata data in concessione dal comune per un periodo limitato, purtroppo stiamo lavorando per cercare di prolungare questo periodo, non è facile perché non c'è il comune, quindi abbiamo qualche difficoltà, insomma, quindi adesso ci sono un po' le elezioni, lo sappiamo tutti, quindi ecco, questo aspetto anche elezioni credo che sia importante pure capire quale sarà l'orientamento successivo di fronte a questi temi. È un posto che secondo noi è fantastico perché si trova nel cuore, diciamo così, della Roma che ci interessa, si trova di fronte
al Museo Ebraico, col quale abbiamo già raggiunto degli accordi, ci si trova vicino al Pitigliani, col quale faremo delle altre cose, quindi ci auguriamo tanto che sia, diciamo, una sede che vada avanti, in attesa che qualcuno si decida di fare questi musei più grandi, più ampi, eccetera. Intanto c'è questo, quindi andiamo avanti passo passo con lo spirito, diciamo, di ricostruzione, primo. Secondo, un'altra piccola cosa, abbiamo iniziato a lavorare, o quantomeno abbiamo cominciato a preparare le prime cose, perché il 16 ottobre vogliamo inaugurare una grande mostra, grande dal punto di vista proprio culturale, qui sotto, sul 16 ottobre. La Fondazione aveva già preparato, aveva già esposto una bellissima mostra però al Vittoriano. Adesso abbiamo recuperato parte del materiale, stiamo cercando di fare, la faremo una edizione nuova che sia adatta qui sotto, e che poi un domani sia possibile portarla in giro per l'Italia. Noi pensiamo che il 16 ottobre sia un evento fondamentale nell'ebraismo italiano, ovviamente romano, è una particolarità che vogliamo con orgoglio portare in giro e vedere queste storie, quindi ricostruire il più possibile, riprendere i vari cimeli, i vari oggetti che sono stati donati in passato, che sono custoditi, per tranquillità di tutti, sono custoditi, vanno, diciamo così, vanno visti, vanno archiviati, sono custoditi come erano prima, e quindi il 16 ottobre ci auguriamo di, anzi lo dobbiamo fare, aprire questa bella mostra proprio classica, tipica nostra. Questo è l'elemento importante. Ultimissima cosa, poi se no divento troppo pesante, se siamo riusciti a essere aperti in questo periodo con la mostra su Anna Frank, che è una piccola mostra in effetti, che ci è stata offerta anche lì grazie al governo olandese, è merito di 12 volontari, vero, alcuni dei quali sono qui, e io li ringrazio sempre tanto, perché eccoli là, sono venuti con voi in viaggio, veramente persone stupende che ci hanno dato un grandissimo aiuto, direi essenziale, non è un grande aiuto. Abbiamo avuto 14.000 visitatori in meno di 3 mesi, lavorando, diciamo, quasi sempre solo la mattina, all'inizio un po' mattina e pomeriggio, poi molto molto la mattina, perché chiaramente il successo è stato superiore. Dovevamo essere aperti fino al 6 marzo, siamo andati avanti fino ad aprile, tutto quanto merito loro, perché si sono impegnati, al di là che, ripeto, loro sono qui e li ringrazio. Quindi quello che ci auguriamo è che ci siano altri incontri, e siamo sicuri di questo, ci siano altri incontri, altre possibilità. Ricorderò sempre che il 16 ottobre, quando abbiamo aperto questa sede, Semi è venuto qui con noi, questo io gli sarò sempre grato, è venuto d'amico, è venuta anche una delle sorelle Bucci, e a noi ha fatto sempre, sempre piacere, insomma. Vi ringrazio e spero di vederci presto per altre cose. Grazie a tutti voi, grazie ancora Sami, grazie Marcello.